40 anni fa, una giornata storica per l'allora SIV di San Salvo, dove eri lavoratrice e soprattutto rappresentante sindacale. E quando ci fu la notizia dell'arrivo del Papa, come fu accolta dai lavoratori? Ma sicuramente la notizia fu accolta, non era mai successo veramente con festa, le persone erano tutti, cioè i lavoratori erano contenti, ma anche per la stessa azienda avere la presenza del Papa, che non è che succede tutti i giorni, oppure in tante altre fabbriche. Quindi la sua venuta in Abruzzo e poi nella nostra zona industriale come era stato, cioè nel protocollo che aveva appunto chi seguiva tutto l'iter della venuta del Papa, il pranzo nella SIB allora, Ecco, alla proprio il mensa. pranzo nella mensa aziendale è per scelta proprio del Santo Padre, di Giovanni Paolo II, ci fu la scelta di avere accanto a lui due Allora, lui rappresentanti. chiese perché, voglio dire, sì, non certamente lui, il Vaticano, chi seguiva tutto diciamo, il programma della venuta, e lui aveva cioè, espresso questa cosa, cioè nel tavolo con l'azienda, loro dissero, dice, a fianco al Papa ci devono essere due rappresentanti dei lavoratori, perché lui fu, anche lui lavorò nella fabbrica, quindi questo fatto di avere due lavoratori forse gli ricordava la sua vita di gioventù e quant'altro, io così la interpreto. Quando per te e per il tuo collega, che oggi purtroppo non c'è più perché è scomparso, arrivò questa chiamata dalla dirigenza per dire dovrete mangiare Io me vicino lo al Papa? ricordo benissimo, allora il capo del personale era il signor Pellissoni e il dottor Marrami, che era il responsabile delle relazioni industriali. Mi chiamò, io ricevetti la telefonata, dice signora può scendere, sono da Pellissoni, venga un attimo. Io ero già appunto sindacalista, ero rappresentante della CISL, ho pensato subito che qualcosa non andava, c'era qualche problema. Infatti scesi giù, perché io ero al terzo piano, ero l'assistente dell'ingegner Cestaro, e andai, però non vidi una tensione, e poi mi dissero che appunto si sapeva che arrivava il Papa, però mi dissero che praticamente a fianco al Papa ci sarebbero stati due rappresentanti dei lavoratori. Io ero la delegata della CISL e Macchiarola della CGIL. Gli dissi, è stata una bellissima notizia che non mi sarei mai aspettata, quindi voglio dire, sicuramente è stato, non so come definirlo, una È cosa un'esperienza unica. unica, voglio Durante il dire. pranzo, cosa vi siete detti con Giovanni Paolo II? Allora, lui mi chiese molte cose, molte. Voleva sapere, mi chiese com'era la conduzione, l'azienda, e come trattava appunto i lavoratori, se rispettavano i contratti, e io gli risposi, cioè, i contratti vengono rinnovati, cioè voglio dire, c'è grande rispetto perché c'è anche un sindacato che praticamente porta avanti le problematiche e i diritti dei lavoratori. Questo me lo chiese, me lo ricordo. Fu molto attento, molto vicino a stare insieme ai Sì, lavoratori. molto, molto, molto. Lui voleva sapere come era proprio composto, gli ho dovuto spiegare, lui andò prima al flotto e poi girò un po' la fabbrica e io gli spiegai, anche Macchiarolo ovviamente, che lavorava alla manutenzione, gli spiegammo tutto quello che era l'azienda, partendo il vetro dal flotto dove usciva, poi le grandi lastre, come venivano appunto, poi andava a tagliare mollatura per il taglio, gli abbiamo spiegato Un po' il tutto il funzionamento, processo produttivo appunto dell'azienda. l'immagine del Papa che mangia immensa tra te e Macchiarola rimane storica, rimane una delle È fotografie più stato note di quella giornata. Oggi, sì. dopo 40 anni, rivederla, che effetto fa? Io la vedo sempre perché me lo guardo, c'è una bella foto grandissima con il Papa e mi fa effetto che è stato veramente, forse, non lo so, è una fortuna, cioè non capita tutti i giorni, però in quel momento è capitato e ci sono stata, E quindi per l'azienda che ancora oggi, insomma, va avanti, questa immagine con no, Giovanni Paolo II, che poi è diventato anche anche santo, resta santo, insomma ancora un ricordo no, loro indelebile. sì, infatti ai 60 anni si è festeggiati i 60 anni della SIB e poi a oggi Pilkington,
gli ho detto questa foto nell'aula dove appunto c'è stato poi il convegno, c'era questa grande foto, gli ho detto questo rimarrà eterno, fin quando questa fabbrica andrà avanti, io mi auguro che ci sia sempre, perché da occupazione, quindi è un fatto economico e culturale e anche sociale per la zona, e ho detto rimarrà nella storia.